Che cactus fai? Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci. Xiuderone. Dai. Uè, bella a tutti, ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder. E ragazzi. Mamma mia, mamma mia, che notizie nel video di oggi! Come sapete per chi ha assistito a ieri nella prima serata si è concretizzato l'evento che vi avevo spoilerato un paio di giorni fa. Insomma ragazzi le rune continuano a farci vedere piano piano quello che succederà nel fine di questa season. Numero 8 nel video di oggi però ragazzi parleremo delle RU news ovviamente... Questa qua è questa immagine qua, c'è tra nulla. Delle RU news ragazzi, quindi un aggiornamento al dettaglio di tutto quello che succede e vedremo anche un bellissimo grafico che ci potrebbe far capire qualcosa in più sui prossimi giorni. Ma ragazzi la notizia del giorno è proprio quella. Pass battaglia gratis nella season numero 9. <ride> non vi dico altro, ne parliamo più avanti, ne parliamo più avanti in questo video e ragazzi, ovviamente nella sezione news della nostra dashboard arriva la nuova collaborazione con Marvel, quindi vedremo qualcosa anche inerente a questo. Voglio comunque ringraziare tutti coloro che utilizzano ogni giorno il mio codice creator Xiuderone. Grazie di cuore, ragazzi, per supportare il canale. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live. Ma prima, ragazzi, è. Eh. La domandina, dai, non posso non farvela, raga. Mi raccomando, la vostra, il vostro commento qua sotto. Non dimenticate di lasciarlo. A che livello sei del pass battaglia? E ragazzi, siamo qui. eh. Sttimana se, se, settimana numero 9. Poi mancherà la 10, quindi attenzione ragazzi perché non c'è più tantissimo tempo per completare tutti i livelli del pass battaglia. Eh, io, vabbè, lo sapete, sono arrivato alla fine da qualche giorno. Vi consiglio ancora di non shopparvi i livelli, ragazzi, ce la potete fare. Consiglio di shopparli se proprio non ce la fate gli ultimi giorni della season, quindi mi raccomando, pensateci bene prima di buttare via i vostri V-Bucks. Ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi la nuova runa che ha dato vita all'evento di ieri sera voglio farvi vedere qualche spezzone in modo che anche chi non l'ha visto può rendersi partecipe questa ragazzi è come vi avevo mostrato la linea di collegamento anzi le linee di collegamento dei nuovi supporti che sono apparsi relativi alla runa di ieri, ragazzi. Vi faccio vedere oltre a questo. Eccoli qua, ne vediamo uno nel dettaglio, ragazzi. Questo è il supporto presente nella montagna vicino a condotti confusi e, come vi anticipavo, non è. L'unico, ragazzi, innanzitutto c'è da dire qualche cosa. Come vi avevo anticipato, la, ehm, i supporti e il raggio di il fascio di luce che li collega, sono ehm, tutti collegati anche al vulcano. Lo avevamo già intuito, ragazzi, il vulcano probabilmente quasi certamente erutterà ma la vera domanda è perché sono collegati tra di loro questi supporti intanto come vi ho detto ce ne sono tre lo vediamo anche da questo messaggio in inglese chiamiamoli piedi stalli in modo che siamo più coerenti ce n'è uno nella parte alta del vulcano che è quello che stiamo vedendo ce n'è uno nella montagna a nord di Parco Pacifico e invece l'ultimo è quello che abbiamo visto Pochi secondi fa nella montagna di Picco Polare, eccolo qua di nuovo rivisto. Ragazzi, ogni simbolo, quindi ogni sfera presente sul piedistallo ha un colore diverso e come vi ho detto, sono tutti collegati tra di loro. L'evento è stato breve ma molto, molto bello, quindi sono contento di averlo visto. In ritardo rispetto a quando è accaduto, spero che invece voi l'abbiate visto in tempo reale. E c'è da aspettarsi che nelle prossime ore arriverà la nuova runa. Quindi, ragazzi, tante novità in arrivo. Ma andiamo a vedere una cosa interessante. Questo è un grafico davvero super bello trovato in giro, ragazzi, che ci mostra innanzitutto le rune perché abbiamo capito che ogni runa in realtà ha un significato anche se è stilizzata. Andiamo a vedere un secondo questa sezione dell'immagine che è la più interessante. Come vedete, ragazzi. L'immagine qua di fianco al mio dito è relativa appunto all'ultima runa conosciuta, quella di ieri. E i tre cerchi sono ovviamente i tre piedistalli, con al centro l'oggetto ehm, misterioso di sponde del saccheggio. Là in alto invece la Floating Rune, quindi la prima runa, quella apparsa eh, lì nel bioma vicino ad Aprodo avventurato, e adesso mancano tre rune che ancora non sappiamo cosa facciano. Se noi guardiamo un attimo i disegni, la prima in alto a destra non lo so, ragazzi, ha tipo un intreccio, un qualcosa di particolare, non si riesce bene a capire, potrebbe essere anche magari altri laser che arriveranno, anche se non sono così convinto. L'unica che mi dà un significato abbastanza visivo è quella là nell'angolino in basso a destra. È evidentemente, ragazzi, quello è, uno, è un omino, è uno stilizzato, uno, uno stickman, chiamiamolo un po' come volete, e potrebbe ovviamente riguardare una probabile presenza, un'uscita di qualcuno o di qualcosa. E secondo me, quella centrale invece. Io non lo so, ma a me quel, quella specie di, di prisma là in alto potrebbe essere una nuova isola volante o comunque un qualcosa che uscirà dal centro dell'oggetto di sponde del saccheggio. Quindi ragazzi, il mistero si infittisce, ma i giorni passano e quindi gli eventi arrivano. Staremo davvero attenti a non perdere nessun dettaglio e ovviamente ve li farò sapere in tempo brevissimo. Ma andiamo avanti e parliamo dell'altro argomento. clou ragazzi, questi regali alla mia schiena non sono casuali. Vi ho detto a inizio del video: Pass Battaglia gratuito nella Season 9. Ragazzi, guardate questa immagine. Che cavolo è chiudere codici? Sì ragazzi, ma questi codici trovati da pochissime ore nei file sorgenti di Fortnite confermano che dalla season numero 9 chiunque può ricevere in regalo il pass battaglia da un amico. Beh ragazzi, la notizia è incredibile. Pensateci bene, se per caso non potete shoppare, se per caso avete problemi, ma. Volete il pass battaglia? Vi potete mettere d'accordo con un vostro amico e farvelo regalare. Ragazzi, è una cosa secondo me meravigliosa, un passo da gigante che fa Epic Games per poter dare a tutti la possibilità di godersi al 100% il pass battaglia di Fortnite. Perché è vero che è molto bello giocare al battle royale anche con il free pass, però cavolo, avere il pass battaglia è tutta un'altra cosa. Quindi ragazzi... Convincete i vostri amici se non potete prendervi il pass battaglia, fatevelo regalare. Ma prima di chiudere il video, ragazzi, l'ultima notizia: questo è il teaser numero uno dell'evento crossover Fortnite Avengers. Già ne abbiamo visto uno l'anno scorso, lo sappiamo. Il nostro grande Thanos nella modalità Guanto dell'Infinito. In questa immagine, ragazzi, si vede il bombarolo lucente con lo scudo di Capitan America. Correggetemi se sbaglio, io non seguo gli Avengers, ma mi sembra proprio lui. E sappiamo che questa è solo la prima immagine perché questi codici ci dicono che l'immagine che state vedendo in sottofondo si chiama teaser. Uno. Quindi oggi, questo pomeriggio, nella stessa ora, indicativamente verso le 18, dovrebbe arrivare il teaser numero 2 e magari ne sapremo qualcosa di più. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video. Mi raccomando, un bel pollice in su. Codice Creator Xiodarone. Noi ci vediamo alle 8 e mezza in live. Ciao.